سلام لاخ مريم مليخ طيبوثة نار العماخ مريخات المشي ومور راخ بيرت خرسي غيشو ماط مريم يلدت آلها صلح لك بين حطاه هاشا وشاق الموثين آمن Sono padre Ibrahim, sono damasceno, appartengo alla custodia di Terra Santa, custodia francescana, la provincia francescana dei luoghi santi. Adesso sono il parroco e il guardiano della comunità francescana che sta lì ad Aleppo. Prima di arrivare ad Aleppo ho servito sia nel Libano, sia in Giordania, sia in Terra Santa, in diversi uffici. In parrocchie, scuole, anche formazione e accoglienza, animazione vocazionale. Poi in certo momento mi hanno chiesto se sono disponibile per andare ad Aleppo in questo momento difficile. Sicuramente è veramente una cosa che molto mi ha affascinato è quello che i frati francescani hanno fatto un bellissimo e preziosissimo servizio a tutta la Chiesa, a tutto il mondo, da diversi secoli e subito quasi quasi con Francesco o dopo Francesco di custodire questi luoghi santi lì, di fare la preghiera lì in questi luoghi santi nel nome di tutta la Chiesa Cattolica e di curare dal punto di vista pastorale e anche dal punto di vista di assistenza umanitaria tutte le famiglie, tutta la comunità cristiana che sta lì in Terra Santa. Abbiamo lungo questi secoli di servizio, abbiamo 2000 martiri che hanno dato la vita. Martiri francescani, frati, che hanno dato la vita per i fratelli. E quindi non è una cosa nuova quella che abbiamo affrontato in Siria. Era una cosa quasi quasi della nostra stessa natura e del nostro stesso servizio nel Medio Oriente che è stato nel passato. I frati mai hanno lasciato il loro gregge e sono rimasti sempre con la gente fino alla fine, anche dando la vita per loro e per la testimonianza a Cristo risorto. Parlo un po' di quello che io ho visto, che ho sperimentato della mia parrocchia di Aleppo, della gente di Aleppo. Vedo come gente potrà vivere sotto bombardamenti per anni. Bombardamenti assurdi che non hanno senso, chiese, moschee, anche scuole, ospedali, ma edifici di persone innocenti, serene, disarmate, vengono bombardati così di giorno, di notte, solo per terrorizzare loro o per cacciare loro dalle loro terre, dalla loro casa. Sicuramente questo Aleppo l'ha vissuto come anche altre città, tantissima gente della Siria e lo continua a viverlo. Oggi Damasco è sempre sotto tiro di queste milizie e gruppi armati che tirano e terrorizzano la gente, per esempio. Ecco, ad Aleppo la gente ha vissuto così, è stata bombardata perché viveva sotto nella parte dove controlla l'esercito regolare di Assad o è stata bombardata perché proprio era cristiana. Alcune volte sentivamo proprio veramente che prendevano di mira le nostre zone, i nostri quartieri, 100% cristiani, che prendevano di mira questa chiesa, ma non in qualsiasi momento, ma nel momento della Santa Messa principale, domenicale, cercano di fare il danno più grande possibile per ammassare più persone. O nei momenti della Settimana Santa, specialmente il Venerdì Santo,
in cui abbiamo sempre avuto un appuntamento con la sorella morte e con il terrore per anni e anni. La mancanza di elettricità che segna la vita lì di Aleppo, la mancanza totale di questa elettricità, vivere senza acqua. Ultimamente è andata via l'acqua per 70 giorni. La gente doveva attingere acqua dai pozzi e portare sulle spalle i secchi di acqua fino ai piani anche più alti. La mancanza di lavoro è quello che anche dà la dignità all'uomo. Abbiamo una disoccupazione di 85%. E abbiamo una povertà incredibile di 95% delle nostre famiglie. Una volta i nostri benefattori erano quelli locali, tantissime famiglie ricche e quelle che aiutavano i poveri della parrocchia, i poveri di Aleppo. Invece adesso abbiamo gente impoverita totalmente, dipendente completamente dall'aiuto che offre la Chiesa. Gente terrorizzata, ho detto morta, sfinita, perché dopo 6 anni vediamo i risultati sulla pelle della gente. Abbiamo, ecco, anche sulla pelle, ho detto pelle, perché abbiamo tante malattie che si vedono sulla pelle dei bambini come reazione a questo terrore, a questa tensione vissuta. Ma lo stesso con le malattie rare che appaiono come risultati di tanti missili riempiti di anche qualche volta anche di cose proibite a usare nelle guerre. E lo stesso anche a vedere come è la salute anche psicologica delle persone, oltre a essere mutilate nel corpo, tante persone, tanti bambini portano proprio questi segni molto forti e visibili dei disturbi di tutti i tipi. 6 anni sono passati e non è finita ancora la guerra e noi vediamo questi risultati devastanti. Vediamo l'uomo ferito nella sua dignità, un uomo distrutto, vediamo una famiglia distrutta, ma vediamo una società completamente distrutta, un paese totalmente distrutto. È in questa condizione che noi siamo chiamati a servire l'uomo, cercando di restituire a lui un po' di dignità. Sicuramente ho avuto paura. Quando sono andato per la prima volta 2,5 anni fa lì ad Aleppo, non sapevo della presenza della paura della morte. Non la sentivo, non avevo paura di niente. Dormivo, la gente la mattina mi diceva non abbiamo dormito tutta la notte dai bombardamenti, ma io non sentivo niente, dormivo tranquillo. Poi in certo momento poi ho cominciato a sentire. E ultimamente quando sento un rumore forte, anche se sto dormendo, mi vedo saltare dal letto e allontanare. Sono un po' questi segni della debolezza umana nostra che abbiamo. Avere paura è umano, anche Gesù ha avuto paura nell'orto degli ulivi. Ma basta di non lasciare la paura a regnare sul cuore, come è successo a Pilato e come è successo a San Pietro. Bisogna affrontare la paura e tutti questi sentimenti umani con la preghiera. La preghiera che è una preghiera di affidamento al Padre, di offrire tutto al Padre, di essere pronti con tanta pace nel cuore per qualsiasi cosa. E offrire questa paura come offrire anche tutte le altre sofferenze e le difficoltà che abbiamo ogni giorno. È lì poi che uno riesce veramente a sentire, ma non è una cosa nuova per noi, come consacrati, come sacerdoti, di attingere la forza dal sacrificio vivente, dal sacrificio dell'Eucaristia. E sembra che noi, man mano che viviamo queste situazioni, per amore di Dio e insieme ai fratelli, che diventiamo
facciamo esperienza di più della passione e della morte di Gesù. Viviamo più profondamente la Via Crucis di Gesù segnata nella nostra vita. E come dice San Paolo, che completiamo nel nostro corpo quello che manca delle sofferenze di Cristo. Ecco, allora che attingiamo dal sacrificio di Gesù la forza per andare oltre e anche dalla gioia che si scatena nel cuore quando uno dà e dà tanto più di quello che riceve. E come diceva Gesù negli Atti degli Apostoli, sulle labbra di San Paolo, c'è più beatitudine nel dare che nel ricevere, e che noi tutti scopriamo. Quanto più diamo e quanto più sentiamo proprio una forza, una pace, una gioia, ma una forza per andare oltre, un coraggio che si aumenta, la carità stessa che rinasce di nuovo e diventa sempre più forte. Ecco, anche nel servire, nel lavare i piedi ai fratelli, c'è qualcosa che ci ricarica, energia nuova della stessa carità che viene ravvificata nei nostri cuori. È quello che ci spinge per dare anche sempre di più. Veramente ci sono tantissimi segni di grande fede. Sembra che questo male voluto il Signore l'ha adoperato per far uscire tanto bene. Io ricordo la gente prospera di Aleppo come era prima della crisi. Ricordo come era la parrocchia dove sono andato a fare un servizio durante la Settimana Santa in un anno. Però quando sono andato e ho visto la mia gente, durante la crisi l'ho vista trasformata, l'ho vista più bella dal di dentro, più purificata con la sofferenza, più orante, più obbediente, più obbediente per quando uno dice la parola di Dio. Da quando sono andato, come esempio, è una cosa che fa ridere, ma una cosa che anche manifesta questa obbedienza della gente. In una domenica stavo lì a raccontare della conversione alla gente nell'omelia e stavo parlando dell'importanza della confessione. Noi nella nostra chiesa c'è sempre la luce accesa del confessionale. La gente durante le messe va sempre da noi, va a confessarsi. E allora c'era un padre che stava lì al confessionale, tutto tranquillo, e c'era qualcuno da lui, e io parlavo con un tono molto forte, dicevo dobbiamo convertirci, dovete andare a confessarvi dalle vostre colpe, e continuavo la cosa così con tanta semplicità. Poi ho finito l'omelia, ho continuato la messa. Poi dopo la messa non trovo più il sacerdote. Ma dove sta questo sacerdote? Dove è finito questo frate? E poi appare dopo due o tre ore dopo la santa messa. E io dicevo, ma cosa ti è passato? Dove sei? Sono preoccupato, non ti ho visto mai. E lui diceva, non so cosa è successo a questa gente nella chiesa. Tutta la chiesa è venuta a confessarsi da me questo pomeriggio. E è rimasto a lungo dopo la messa, no? Per dire veramente, la mia era una sorpresa molto grande a vedere un altro tipo di persone, a vedere persone oranti che veramente quando vengono riempiono le chiese lì, e quando pregano, pregano con tutto il cuore, sono pronti all'ascolto. E come sappiamo noi, come esperienza, quanto più c'è l'ascolto, quanto più c'è guarigione nel cuore. E gente pronta all'ascolto, pronta e disponibile all'obbedienza, e gente più bella dal di dentro, molto più bella.
E io confesso anche che qualche volta veramente al vedere questa salvezza così vicina a questa gente martoriata, io dicevo, come diceva Sant'Agostino, beata colpa, beata questa crisi, beata questa guerra che ha portato così tanto bene alla Chiesa. E il ruolo della Chiesa era quello della madre, veramente è l'immagine più bella che la vedo realizzata attraverso il nostro servizio lì, immesso a tante confusioni, a tanto disordine, a tanto caos e anche a tante discussioni di tipo logico-intellettuali, noi siamo andati verso i bisogni più concreti e più immediati della nostra gente. Abbiamo spalancato le porte e con l'accoglienza, con l'ascolto attento ai bisogni, siamo andati con la disponibilità e senza indugio di Maria per rispondere a questi bisogni con tutte le forze e le energie che abbiamo. Io racconto un po' di quella mia storia di 2 anni e mezzo che immaginavo tutte le cose di fare come sacerdote prima di essere stato ordinato, ma non immaginavo di fare il pompiere, di fare il medico, l'ingegnere, di fare il poliziotto e di fare tante cose allo stesso tempo, tanti servizi umanitari che poi abbiamo fatto nel nome della Chiesa. Quello che posso dire è che veramente sono molto soddisfatto di quello che è stato fatto e quello che viene fatto, perché non facciamo altro se non manifestare questo volto vero della Chiesa, quel volto vero della Chiesa Madre, e come anche con le parole del Santo Padre Francesco, che è la mano tenera di Dio. È quello che facciamo lì, non soltanto ai nostri cristiani, ai nostri figli, ma anche ai nostri fratelli e sorelle musulmani. È un processo assai lungo. Abbiamo celebrato per la prima volta Natale con grande gioia nel cuore, quel Natale passato. Abbiamo gridato gioie con gioia la vittoria, la liberazione nostra. Era un grande miracolo che questi gruppi miliziani di milizie armate, nonostante avevano abbastanza cibo per anni e anni e abbastanza missili, hanno lasciato tutto l'arsenale e tutte le cose e hanno accettato di fare un accordo con l'esercito regolare e di uscire dalla parte est. Ma quando siamo andati a vedere tutte le zone come sono ridotte dopo questo accordo, abbiamo capito che per ricostruire Aleppo abbiamo bisogno di tantissimi anni. Specialmente che poi abbiamo scoperto che è vero che non abbiamo missili che cadono sulle teste, sulle case nostre, ma che le condizioni di vita non sono mai cambiate. Anzi, c'è la cara vita che diventa essere sempre più pesante, si è aumentato il prezzo delle medicine, per alcune medicine per 70%, ma per altre medicine per 400%. Mancanza di elettricità, di lavoro e anche di acqua continuano fino ad oggi. E poi anche pensare lentamente a ricostruire la cosa più fondamentale è più importante che è l'uomo. Abbiamo tante preoccupazioni. Abbiamo cominciato a palpare con le nostre mani quanti risultati, quanta distruzione c'è nel cuore dei nostri bambini, delle nostre mamme, delle nostre donne, dei nostri anziani, del nostro popolo. È un processo di guarigione, direi. Aleppo è stata consegnata già morta al popolo di nuovo dopo il 22 di dicembre, ha bisogno di vita e di guarigione.
E penso che questa guarigione, questa vita viene data soltanto attraverso Gesù e solo attraverso l'opera della Chiesa. Il governo non ce la fa, il governo è impoverito, è un miracolo che sta ancora dando gli stipendi agli impiegati statali. Hanno detto chiaramente che non ce la fanno né a risarcire case per le case e neanche a ricostruire. Non ce la fanno con la presenza di ISIS in Siria a riavviare e ridare elettricità ad Aleppo, neanche a risolvere il problema dell'acqua. Però noi come Chiesa, nonostante tutti i nostri limiti, nonostante tutte le difficoltà, con quello che facciamo siamo veramente, veramente presentati come un punto di riferimento molto credibile, non solo per i nostri figli cristiani, ma anche per i nostri fratelli e sorelle musulmani. Abbiamo oggi in atto, per esempio nella mia parrocchia, nella mia comunità e per tutti i cristiani di Aleppo e anche per diversi progetti, anche per i musulmani, abbiamo 33 progetti di servizio e di aiuto. Ecco che la Chiesa si mostra non solo come madre, ma si mostra anche come come suo maestro, che sa chinarsi e prendere il musruolo e sa lavare i piedi di questa umanità sofferente lì. E continuiamo ad andare avanti. Continuiamo ad andare avanti grazie al lavoro di tutta una Chiesa, di tutto il corpo mistico di Cristo nel mondo. Noi siamo pochissimi frati francescani, la Chiesa lì, tutta quanta, tutti i sacerdoti, tutti i religiosi, religiose, siamo pochi, da soli non ce la facciamo. Noi possiamo dare la vita, possiamo essere sempre presenti, ma abbiamo la coscienza di essere presenti nel nome della Chiesa e per presentare la Chiesa di tutto il mondo a questo popolo martoriato. Ecco allora, grazie a questa coscienza di tanti, grazie alla tenerezza di Dio che passa attraverso le sue membra sparse in tutto il mondo, grazie alle preghiere vostre di tutto il mondo, grazie agli aiuti che vengono fatti anche dai poveri di tutto il mondo, a noi che riusciamo oggi ad andare avanti in questa missione, direi impossibile, ad Aleppo, in Siria, nel Medio Oriente, in questo momento molto difficile della storia. Posso dire prima di tutto la pazienza, perché un popolo che vive così le condizioni di vita, direi anche disumane, e continua a sperare, continua ad esserci, continua a lottare per sopravvivere, ha tantissima pazienza nel cuore. E posso dire che la fede è quella, la virtù teologale molto bella che illumina oggi la nostra Chiesa lì. Una fede provata, una fede provata che, dico così, diventa una fede molto più forte. Non è una fede ingenua, ma una fede che ha resistito e resiste nel quotidiano, una speranza contro ogni speranza. Quando c'è la disperazione totale e non si vede una via di uscita dal punto di vista umano, vedi proprio la bellezza di questa speranza che esce dai cuori. Io quello che ho potuto veramente notare è che c'è una grandissima fede nel cuore, che è cresciuta questa fede, e lo stesso anche con la speranza. Non possiamo neanche dimenticare la carità, carità verso i nemici, carità verso quelli che lanciano missili a noi, su di noi, carità verso quelli che ci ammazzano, fino al punto di pregare sempre per loro, per la loro conversione, perché il Signore illuminasse i loro cuori.
Io ho visto tanta fede in questa gente, ma direi tutto è diventato più forte e più bello delle virtù. Di umiltà posso parlare tanto, ma anche di altre virtù, perché come anche c'è un detto arabo, quando si parla dei bambini, si dice i bambini sono come il tappeto persiano, per quanto vengono, come si dice, bastonati sulle loro gambe, diventano più belli, luminosi, di colori. E io utilizzo lo stesso detto per parlare dei cristiani. Noi siamo di questa razza come proprio il tappeto persiano, e quanto più ci sono le tempeste, quanto più ci sono le persecuzioni, quanto più ci sono le difficoltà, diventiamo più luminosi con tutte le virtù. I colori di queste virtù diventano più visibili e più belli. La prosperità è quella che ci fa male. La persecuzione non ha fatto male alla Chiesa, come cerca sempre di provare a noi San Luca negli Atti degli Apostoli. Quello che fa paura è la prosperità, non la persecuzione, perché ogni volta dopo aver detto qualcosa della persecuzione verso i cristiani, parla di una Chiesa che diventa sempre più forte e più numerosa di fedeli e di credenti. Sicuramente sono venuto per presentare questo libro in lingua spagnola e anche in lingua francese, per dire il vero, e in inglese un po' tarderà per uscire, e anche lo stesso per la versione polacca. Non era pensato come un libro, era pensato come una condivisione con i fratelli, sorelle, amici con i quali ho avuto tanti rapporti belli di carità cristiana in Italia e anche altrove. Mandavo lettere ogni tanto, scrivevo ogni tanto un tipo di diario, qualche volta facevo anche interviste e facevo incontri Skype, e lì in certo momento poi, con il materiale che semplicemente condividevo, ecco che qualcuno della custodia di Terra Santa, dell'edizione di Terra Santa, ha chiesto se è possibile mettere tutto il materiale o almeno una parte del materiale, perché è un materiale molto più vasto del libro, e metterlo tutto in un libro, così per condividere anche in modo più vasto questa esperienza cristiana lì ad Aleppo. E sicuramente io ho accettato, non avevo nessuna difficoltà. E così era una cosa semplice, scritta così, con amore e con la verità, con la sofferenza, ma con la speranza dall'altra parte, e che era una condivisione così fraterna che poi è diventato un libro che veniva tradotto, viene tradotto in diverse lingue. Sicuramente prima di tutto dico che mi raccomando a tutti voi, mi raccomando, continuate a pregare per noi. Ci sono tanti momenti in cui mi sono veramente sentito con le spalle protette. Ho sentito cosa vuol dire che preghiamo per te. Avevo sentito proprio in modo molto tangibile cosa vuol dire che la Chiesa prega per noi e prega per il popolo sofferente della Siria. E allora chiedo intensamente che questa preghiera sia continua. E chiedo anche che anche gli aiuti siano concreti e siano sempre presenti. Il popolo oggi di Aleppo, ma di tutta la Siria, è questa pianta debole che il Signore ha piantato 2000 anni fa in quella zona, che la Chiesa locale è dipendente completamente dalla vostra carità. Non ce la fanno a mettersi in piedi. Non ce la fanno ad avviarsi.
né economicamente, neanche in qualsiasi punto di vista. Hanno bisogno dell'assistenza. E poi anche dico a tutti quelli che ascoltatori che hanno la pazienza di seguirmi e di sentire queste parole della sofferenza, dico in modo speciale ai cristiani che noi come cristiani del Medio Oriente sentiamo ogni giorno che siamo proprio in quel periodo della nascita della Chiesa, nel periodo della Chiesa primitiva a Gerusalemme, colpita fortemente, perseguitata fino alla fine, ma mai spenta. La nostra fede è bellissima. Nonostante le persecuzioni si va sempre avanti. Io chiedo a tutti i cristiani di tutto il mondo di non rilassarsi e di non consegnarsi a una prosperità. La prosperità la vedo come più pericolosa anche della persecuzione stessa. Cerchiamo di vivere sul serio la nostra vocazione cristiana. Cerchiamo di approfondire, di non essere soddisfatti mai di un livello di profondità che abbiamo raggiunto, ma di approfondire sempre la conoscenza vera e personale di Gesù Cristo e andare fino in fondo a vivere tutto quello che ci dice e ci insegna Gesù nel Vangelo. Grazie a tutti voi.